novità, alcune cose che mi sembravano interessanti e perciò ho deciso di estendere la ricerca. E la ricerca quindi mi ha portato, oltre che a Cammino al Tagliamento, a scandagliare gli archivi diocesani e gli archivi di Stato di Pordenone, Udine, San Vito al Tagliamento e anche l'archivio di Stato di Venezia. Quando ho cominciato a rendermi conto che il materiale era tanto, messo insieme, le novità erano tante, appunto grazie qui all'architetto che mi sta in fianco, abbiamo preso i contatti con il Comitato di Rosa. Ne è nata una bella amicizia, come le migliori amicizie friulane nasce intorno a un salame e a una bottiglia di vino, con belle persone appassionate del loro territorio e della loro storia, che hanno compreso molto bene l'importanza di queste novità e poi gli abbiamo detto, dai, facciamo, proviamoci, perché bisogna gettare il cuore oltre l'ostacolo, proviamo a fare un nuovo volume che raccolga queste novità. E quindi questa ricerca, oltre a tutti questi archivi, ha portato al recupero di documenti andati persi, per esempio. Questo che vedete è il famoso Memoriale Iulianis, che è un libretto manoscritto nel 1700, all'inizio del 1700, che racconta la storia della distruzione della Chiesa di Rosa e poi anche della traslazione dell'affresco della Madonna di Rosa. Questo volume era introvabile. Dopo grandi ricerche nell'archivio parrocchiale di Cotroico è saltato fuori e quindi l'abbiamo recuperato e salvato. Sfortunatamente in altri casi molte, soprattutto mappe del territorio che qui in questo caso vediamo mappe che ho recuperato all'archivio di Stato di Venezia, ma una gran parte delle mappe, di cui solo alcune già pubblicate appunto nei volumi degli anni 90, sono purtroppo andate perse. E questo è stato un grande rammarico nell'andare in archivio a scoprire che questi documenti che fino a 30 anni fa, 20 anni fa esistevano, non ci sono più. E questo fa vedere anche cosa vuol dire la fragilità del supporto cartaceo. La carta purtroppo si perde, si brucia, si bagna, va smarrita, va messa nel posto sbagliato e anche ai giorni nostri molti documenti storici si perdono. Quindi anche nella mia veste di ispettore della sovrintendenza archivistica ho provveduto in questo caso, per quanto riguarda San Vito al Tagliamento, grazie al prezioso aiuto di Antonio Garlatti, cura tra le altre i nostri archivi, abbiamo messo insieme una serie di documenti perduti, recuperato le foto e trasmesso agli organi competenti tutto il materiale. Perché è importante? Perché se queste importanti mappe disegnate, molte pubblicate anche in questo volume, saltassero un giorno fuori, possiamo dimostrare che fanno parte dell'archivio storico di San Vito al Tagliamento. Quindi l'occasione è stata utile anche per fare un po' il punto sulla nostra documentazione archivistica. Tante belle sorprese sono venute invece fuori, per esempio vediamo qui mappe dell'archivio di Stato di Venezia, del tutto inedite. Sono recuperato 14 disegni del 1600 del territorio tra San Vito e Rosa. Questo perché? Perché, come sapete, a un certo punto Venezia combatte la guerra di Candia, molto dispendiosa, che va anche a finire male, e per recuperare denaro vende tutti quelli che erano i fondi comunali e quindi tanti di questi terreni vengono mappati all'epoca per poter essere venduti e ci lasciano una quantità di informazioni notevolissima perché ci sono i nomi dei proprietari, i confinanti e quindi documenti molto importanti che abbiamo recuperato del tutto inediti. Cominciamo quindi da tutta questa mole di materiale che è venuta fuori a capire un po' qual è stata la storia di San Vito e di Rosa nei rapporti col fiume Tagliamento. E qui vediamo l'attuale situazione presa dalla foto satellitare, in gergo tecnico l'ortofoto, e per tutto quelli che sono gli aspetti tecnici di cartografia nei quali Severino Vanellone, esperto, infatti nel suo volume ha fatto grandi cose. Io sono stato aiutato da Paolo Sprizzi, geometra, già direttore del Consorzio Celina Medura, quindi con una grande esperienza di cartografia specialmente fluviale, che ha fatto un lavoro incredibile di sovrapposizione di cartografie storiche dal 1600 in poi,
per andare a sovrapporre tutti i documenti che avevamo e ricreare la situazione in base alle mappe attuali e alla situazione attuale. E quindi vediamo questa cartografia dove abbiamo collocato gli spostamenti delle chiese, vedete, indicate 1, 2, 3, 4 chiese di rosa, e ovviamente l'abitato che circondava la chiesa si è spostato a sua volta ben 4 volte. Ora, per partire dall'inizio, bisogna un attimo parlare di questo tagliamento così grande che vediamo qui ben rappresentato. Tagliamento che dà il nome al nostro paese, San Vito al Tagliamento, che è nato proprio come castello di protezione del Guado che correva proprio dove adesso abbiamo Rosa. Quindi un castello che serviva a proteggere un importante asse viario. Importante asse viario già in epoca romana, a cui poi si aggiungeva un altro asse viario verso il nord, quindi uno che andava verso il nord e uno che andava verso su, e quindi una zona di passaggi importantissimi. Infatti per questa zona sono passati tutti, più o meno tra Valvasone e Rosa, sono passati veramente tutti, eserciti, papi, turchi, chiunque. Perché? Perché avevamo la zona più facilmente attraversabile, il Guado, una zona dove l'acqua un po' va sotto e quindi c'era la possibilità di attraversare, e gli assi viari storicamente si erano attestati su queste vie. Quindi la nostra San Vito, e noi siamo qui nel primo fossato del nostro castello, che non è questo qui dietro, questo palazzo di Antonio Attan, vescovo di Urbino. Come tutti sappiamo, San Vito è terra patriarcale, non c'era un castello, si dice castello di San Vito. Però questo era il fosso castellano del primo, appunto, della prima cerchia, diciamo, come ben hanno tirato fuori gli architetti Campese e Molinano. E quindi in questo fossato sappiamo che questo castello proteggeva il passaggio sul Tagliamento. Ma il Tagliamento era lì dove lo vediamo adesso? Assolutamente no. E come sappiamo che non era lì? Lo sappiamo appunto ricostruendo, grazie ai documenti, e alcuni documenti inediti ritrovati nel corso di questa ricerca ci danno anche delle date più precise rispetto a quanto finora conosciuto. Ora, nella freccia rossa vedete rappresentata la Pieve di Rosa. La Pieve di Rosa è una chiesa, è ancora esistente, e rappresenta una frazione di Camino al Tagliamento. Ora, giustamente, Pier Giorgio Sclipa scriveva nell'introduzione al volume del 95, diceva, ma è nato prima l'uovo o la gallina? È nata prima Pieve di Rosa o Rosa? E questa è una domanda a cui non si può rispondere, perché si va troppo indietro nel tempo e i documenti non ci sono. Quello che sappiamo è che nel XII secolo, 1185 circa, c'è la prima nota di questa Pieve di Rosa che viene chiamata Chiesa Nuova, Ecclesia Nuova Cum Curte. Quindi questa Ecclesia Nuova Cum Curte già ci dice che il Tagliamento faceva le vizze, perché se avevano appena ricostruito la chiesa nel 1185 vuol dire che ce n'era una precedente già andata giù. E qui ci si ricollega a periodi sui quali non abbiamo informazioni, quindi bisogna andare molto indietro nel tempo per parlare del Tagliamento. E parliamo della storia naturale di Plinio il Vecchio, la Naturalis Historia, il famoso Plinio il Vecchio che è morto per poter andare a vedere l'eruzione del Vesuvio, grande naturalista, geografo, storico, che scrive questa storia naturale e cita il Tagliamento e ci dice che il Tagliamento è doppio. Esiste quello maius, quello maggiore, e quello minus, quello minore, e che sfociano in due posti diversi. Quindi proprio due fiumi che arrivano con due foci diverse. Quindi abbiamo una notizia certa, Plinio non era uno da scrivere stupidaggini, che ci racconta di due tagliamenti, il maggiore e il minore. Purtroppo non sappiamo quando questo tagliamento, uno dei due, è sparito, quello che doveva essere il maggiore. Ma gli esami satellitari delle nostre campagne e i toponimi dei nostri paesi, Gleris, Ramuscello, Cordovado, Bat, Guado, sono tutti collegati a acqua passante. Quindi, secondo gli storici, probabilmente il Regena è ciò che resta del Tagliamento maggiore che poi si spostò. Purtroppo non abbiamo certezze. Sappiamo che a un certo punto, però, Saletto,
e Ramoscello, che erano detti di là dal tagliamento, a un certo punto invece sono di qua. Quindi probabilmente il passaggio, l'estinzione di questo ramo maggiore è avvenuto prima del XII secolo. Quello che poi sappiamo però è che questa appunto Pieve di Rosa risulta, e risulta anche più avanti la chiesa di Rosa. E questa Pieve di Rosa in realtà è una chiesa che non ha paese, e già questo fa pensare. Quindi una pieve in mezzo ai campi con solo la casa canonica, potete andare a vederla anche oggi, e lascia un po' pensare, dici cosa ci fa una chiesa con cammino al tagliamento a circa 1,5 km, dall'altra parte c'è il tagliamento. Perché probabilmente appunto è stata ricostruita a seguito di inondazioni. E qui abbiamo le notizie che ci dicono appunto Ecclesia Nova nel XII secolo, invece nel XIV secolo la chiamano già Pieve di Santa Maria di Rosa. Gli storici fino ad oggi dicevano che l'avevano ricostruita nelle forme attuali a metà del 400, dopo una grande alluvione che l'ha distrutto anche San Paolo. Ora, lo studio che ho fatto io dimostra invece, sulla base dei documenti, che l'attuale pieve è cinquecentesca, edificata tra il 1512 e il 1519.